Dall'emergenza alla sinergia, dalla difficoltà all'opportunità, dalla cura alla prevenzione. La chiusura della mensa di Via Luini a Varese ha innescato un meccanismo solidale che può e deve portare a un nuovo assetto, capace di intrecciare chi fa del bene, valorizzare l'associazionismo, auspicare la compartecipazione dell'intera comunità. Il tema non è dare soltanto la soddisfazione attraverso il sacchetto alimentare, ma o il pasto, ma quello di trovare delle soluzioni alternative affinché le persone non si rivolgano più alla mensa serale o alla mensa di mezzogiorno, sempre in questo caso della Brunella. A proposito della Brunella, proprio lì sorge la mensa, ma anche l'armadio, l'emporio, una serie di servizi che da tempo tende una mano ai bisognosi, senza però godere di spazi adeguati rispetto alla richiesta. A partire dall'11 novembre, la mensa della Carità sarà aperta dalle 18 alle 19:30. Cerchiamo di prendere la situazione e con uguale tentativo di sinergia tentiamo di incontrare gli utenti, i volontari, i benefattori per ricostruire in modo diverso l'attenzione ai poveri. Ecco, nell'ambito di ciò che avete spiegato oggi è emersa anche l'esigenza di avere spazi più adeguati alle necessità. Sì, perché la Casa della Carità in questo momento sta rispondendo a diversi bisogni, però le situazioni delle persone che incontriamo sono spesso situazioni complesse, non c'è solo il bisogno materiale, alimentare, c'è anche tutto l'ambito sanitario, dove spesso le persone povere non hanno possibilità di accedere oggi come oggi. Ci sono anche le possibilità, almeno dichiarate, di poter avere uno studio oculistico piuttosto che dentistico, ma non abbiamo gli spazi per poter attuare questo. Così come un supporto psicologico anche. Regista della mensa e del fondo Cena della Carità, attivato presso Fondazione Comunitaria del Varesotto, è desiderosa di accogliere offerte e contributi dalla cittadinanza, è Pane di Sant'Antonio. Abbiamo risposto con tempismo a un bisogno immediato, ma ci prendiamo un anno per poi rivalutare un po' le modalità, ecco, di organizzazione di questo servizio in modo un po' più ponderato, un po' più anche strutturato con la rete di tutte le altre associazioni che in città danno da mangiare a chi ha fame.